un sentito e caloroso ringraziamento al Circo Acquatico che oggi è ospitato nella nostra città di Mazara del Vallo. Un ringraziamento particolare perché con grande generosità ha aperto le porte ai ragazzi della nostra città diversamente abili e a tanti altri ragazzi che appartengono a quella fascia di cittadini che non si possono pagare il biglietto per godere di queste bellezze che ora il circo offrirà. E quindi io mi sento in dovere, a nome di tutti questi bambini che animano con un volto veramente radioso di gioia, perché stanno trascorrendo un pomeriggio particolarmente piacevole e diverso dai soliti pomeriggi che trascorrono a casa isolati. Ecco, un caloroso ringraziamento va al circo, al direttore artistico che veramente con grande generosità ci ha offerto questa possibilità. Vorrei ringraziare la città di Mazara del Vallo per il caloroso benvenuto che ci ha dato in tutti i sensi, anche gli assessori per le varie opportunità che ci hanno dato. Poi tra l'altro abbiamo sicuramente voluto sposare l'idea dell'assessore, della giunta comunale, visto che anche in altri paesi, visto che per adesso siamo in tournée in tutta la Sicilia, abbiamo voluto sposare questa causa, perché dico, il circo è anche unione, famiglia. Tra l'altro è bello vedere tutte queste grandi famiglie che non possono, come ben diciamo, non riescono ad arrivare a fine mese, quindi ci fa anche molto piacere regalare una giornata diversa dal solito. Concordo pienamente a quello che si è detto, quello dell'assessore anche Monteleone e anche dal responsabile del circo acquatico. Anch'io sono d'accordo anche su questa bellissima iniziativa che spesso si organizza nella nostra città. E veramente do un ringraziamento personale anche da parte del sindaco per quello che fate, dare questa bella opportunità a questi ragazzi e gioire fra di loro e passare una giornata appunto gioiosa con le loro famiglie. Questa opportunità viene stata data ai bambini disabili, a famiglie un po' disagiate, e condividere questa giornata di gioia è una giornata di spensieratezza, e quindi questo veramente ci rende veramente unici, e grazie veramente di cuore. Ringrazio la famiglia dell'Acqua che oggi ha ospitato i disabili della nostra città e le associazioni con i ragazzi magari disagiati. E oggi è un'importante tappa. Spesso e volentieri mi sono fatto sempre portavoce di queste importanti iniziative. E tutto ciò nell'interesse di fare una forte aggregazione sociale. Noi non ci limitiamo solo alle grandi opere, ci limitiamo anche a regalare sorrisi ai figli di questa città. Ringrazio l'amministrazione comunale che ha accolto questo mio invito, ma ringrazio veramente di cuore chi ci ha dato questa opportunità. Regaliamo un sorriso a chi è stato meno fortunato, stiamo facendo passare una giornata in colorata armonia. Di solito questi bambini guardano questi animali, magari il mondo della televisione, oggi hanno l'opportunità di vederli di presenza. Veramente è stato un grande successo, si è visto dalla massiccia presenza, ci sono stati il comitato di Borgata Costiera, tante altre famiglie della nostra città e non solo. Questo per noi è sempre un punto di partenza e mai un punto d'arrivo. Fin quando c'è Foggia, il sociale verrà sempre prima di tutto.